Sono Laura Antichi, vi voglio presentare Spreaker. Spreaker, come è scritto, è l'app giusta per fare radio e podcast. Si crea un account e poi si inizia a registrare o a trasmettere in diretta lo show dal computer oppure dal cellulare. Quindi Spreaker è un servizio web e mobile che permette di creare una radio online, possibile, come vi dicevo prima, trasmettere dal vivo e a creare dei podcast. La piattaforma contiene una collezione di temi musicali. Nella versione gratuita la registrazione dura fino a 30 minuti. È disponibile sia per iOS che per Android. Si possono creare programmi radiofonici, aggregarli in palinsesti personalizzati. Si possono ascoltare e produrre programmi radio nella piattaforma di Spreaker e mediante mobile. Possono essere i file poi embeddati in pagine web e siti. È molto interessante generare podcast in relazione alle attività della classe. Suggerimenti possono essere per le lingue, per una radio in diretta, per usare un nuovo modo di accedere e diffondere informazione. Gli studenti possono creare una propria radio personale, si possono mandare notizie su eventi educativi e possono anche essere creati dei podcast tematici. Vediamo ora come funziona. Bisogna registrarsi al sito, io l'ho già fatto e quindi faccio login. Accedi e trovo in questa interfaccia, clicco su Crea e potrei caricare e pubblicare nuovi episodi dal computer o dal dispositivo oppure potrei registrare direttamente via web. Registra. Ecco, do un titolo alla mia puntata. Nel titolo scrivo modulo 4 EAS Anitel 2017. In questo caso, poi metto dei tag al massimo 5 e posso scrivere EAS, poi Anitel, spazio, episodi di apprendimento. No, tiro via episodi e poi posso scrivere formazione. Spazio, sì. Ora posso scrivere, aggiungere la mia posizione, renderlo pubblico. E posso aggiungere una descrizione per le impostazioni del mio episodio e potrei scrivere allora avviso per webinar. Ok, vado avanti. Vedete, ho compilato tutto quanto mi era richiesto. Vado avanti, avanti. Mi dice di consentire l'accesso alla videocamera e al microfono. Clicco consenti e sono nella mia interfaccia dove vado a costruire il mio podcast. Cosa trovo? Trovo tre, come vedete,
stage. Il primo è quello del microfono che utilizzerò, naturalmente è attivo perché lo vedete azzurro. E poi abbiamo un deck 1, un deck 2 dove potrò posizionare i file musicali di sottofondo. Per aggiungere un file musicale, clicco sul add nella playlist e ho questa opportunità di esplorare, cioè dei file musicali che mi mette a disposizione, di cercare dei file musicali con la casella search, poi di vedere gli ultimi che sono presenti sulla piattaforma oppure di uploadare, come vedete dalla library i nostri file musicali che ci piacciono, come che riteniamo adatti da mettere come sottofondo. Scelgo Explore e Song e poi magari Crawling Experience, poi posso scelgo All. E vedete che mi escono alcune proposte. Posso sentire le varie proposte, ne scelgo uno e aggiungo, in questo caso, Morning Dew, tanto per provare, e lo aggiungo alla playlist. Vedete che adesso è presente nella playlist il file musicale di sottofondo. Chiudo la finestra, close, e ritorno e trascino la musica che ho scelto nella deck 1. Avrei potuto inserire anche più file di sottofondo. Adesso guardo che abbasso la musica di sottofondo, speriamo che vada bene così, e poi la attiverò oppure la disattiverò con i bottoni corrispondenti. Ora attivo la registrazione della voce con il microfono e contemporaneamente poi agirò sulla musica di sottofondo. Ecco, clicco. Benvenute e benvenuti nel modulo 4 Anitel. Si tratta del nostro corso sugli episodi di apprendimento situati. Vi ricordo l'incontro in webinar del 27 marzo 2017 alle ore 21. Parleremo del principio della molteplicità negli EAS, di esperienze in ambienti 3D per la didattica e di usare audio podcast nella didattica. Ecco, interrotto, ho interrotto la musica e adesso mi dice che mi ha salvato il file, potrei andare a modificare ora il mio file oppure chiudere e salvarlo oppure condividerlo su Facebook. Questo quindi è il mio podcast che ho registrato nel mio canale Radio Luna. Benvenute e benvenuti nel modulo 4 Anitel. Ecco, vedete quindi come ho realizzato velocemente
un episodio di trasmissione radio.